devo portare l'adesione di Giovanni Russo Spena che è a Roma per la manifestazione Notav e non può essere qui non essendo Sant'Antonio da Padova. E poi volevo intervenire per dire che ho alcune notizie che vi darei. Mi capiterà in novembre di andare a Minsk in Bielorussia, perché l'Italia, la Commissione di Difesa del Senato italiano, fa parte di un club di paesi che controllano che effettivamente la Bielorussia si ritiri dal club dei paesi atomici. È sempre la solita storia che chi possiede le atomiche controlla chi non ce le ha, ma comunque se possiamo prendere in considerazione questo, c'è un certo numero di paesi che si ritirano dal club atomico, uno è la Bielorussia dopo la sberla di Chernobyl, è ovvio, ma l'altro per esempio è il Brasile, che lo fa di sua iniziativa. Potrebbe essere una cosa abbastanza utile prendere contatto e cognizione di quali sono i paesi che o hanno deciso di non entrare mai nel club atomico o anche di ritirarsi se prima in qualche modo c'erano stati. Potrebbe essere un punto abbastanza interessante di azione. Poi che il Senato italiano ha adesso in atto la nomina della commissione d'indagine sugli effetti dell'uranio impoverito. Anche qui può essere che io ne sia la presidente, ma non lo dico fino a che la cosa non è successa, perché con le presidenze ho qualche incidente ogni tanto, ma comunque ne farò parte anche se non sarò la presidente. E la mia intenzione è di proporre che si apra un'ampia indagine, perché la commissione prevede di indagare sia sugli effetti che essere venuti a contatto con l'uranio impoverito ha avuto sui militari, ma anche sui civili che lavorano nelle basi, anche sulle popolazioni circostanti, perché le polveri sottili, le nanoparticelle, cioè colpiscono anche la popolazione civile, in maniera che si potrebbe fare una cosa, dico tra virgolette, così un po' per scherzo, insomma, allarmistica, nel senso che fare arrivare alla popolazione le notizie che effettivamente, anche se stanno lì e non fanno niente, sono buonissimi, pacifici, amano tutto l'universo, basta che respirino qualche cosa che viene dalle basi e possono essere benissimo persone che si ammalano, è utile per rompere questa corteccia di indifferenza tra ma non è mai successo niente, ma io non c'entro, ma speriamo in bene, tocchiamo ferro, quelle robe lì. E invece facendo sapere che per esempio si sono ammalate delle persone solo perché qualcuno di loro puliva i pezzi delle armi che avevano usato uranio impoverito, o anche semplicemente faceva le pulizie nelle camerate, oppure anche semplicemente abitava lì vicino, può suscitare appunto un giusto allarme nei confronti di queste installazioni. Poi volevo dire ancora rapidissimamente che a mio parere bisognerebbe forse pensare a un convegno, una cosa, perché c'è questo risveglio di allargamento delle basi italiane, non solo il restringimento. Aviano è Aviano, ma poi c'è Vicenza, c'è Ghedi, Cameri, che era stato praticamente messo a riposo, adesso viene ripristinato e allargato come aeroporto vicino a Novara. Questo si configura proprio come... Poi c'è Camp Darby, poi c'è Sigonella. Queste cose rappresentano un nuovo investimento sul territorio italiano di terribili cose che possono essere usate senza nemmeno chiederci il parere, perché appunto essendoci un'assoluta sospensione, violazione e riduzione della sovranità italiana, da Aviano possono partire degli aerei per bombardare, speriamo di no, Teheran, senza che neanche noi lo sappiamo. Vi immaginate se poi l'Iran fa qualche rappresaglia, noi diciamo non lo sapevo? Non è possibile, non puoi sottrarti a questa cosa. Allora io pensavo di preparare, di combinare insieme un convegno su basi e aeroporti, su questa fase ultima del loro rilancio, sotto il titolo di violazioni della sovranità italiana, che può essere un titolo di carattere generale. Ah, va bene, sono contento che questo trovi assenso. E allora la cosa potrebbe partire, quando siamo pronti, con una conferenza stampa dal Senato, che quindi ha qualche eco istituzionale per forza, e poi non si vede dove farla, però mi sembra una cosa assolutamente urgente.